Mi chiamo Marina Forestieri, qua mi conoscono tutti, comunque vorrei precisare che faccio parte del laboratorio di valutazione democratica e anche del gruppo di valutazione della cooperazione internazionale. E queste due appartenenze mi hanno un po' condizionata nella scelta di questo tema. E dico perché il nostro laboratorio ha l'ambizione di impegnarsi per una valutazione democratica. Parola in sé può sembrare così abbastanza scontata, banale, no? Abbiamo tutti l'idea di un processo di valutazione che sia partecipativo e quindi in questo senso democratico, ma la nostra ambizione è leggermente più ampia. Ci interessa proporre delle possibilità per la valutazione o ragionare intorno a queste possibilità, pensando a una valutazione che possa incidere sulle trasformazioni della società per una direzione di una società tutto sommato più equa, quindi democratica in questo senso, quindi un intento trasformativo, se volete, con un'assunzione di responsabilità che non sempre, diciamo, i valutatori considerano appartenere al loro ruolo. Ecco, questa è un po' una caratteristica del laboratorio. Per il gruppo Valutazione della Cooperazione allo Sviluppo, già ieri c'è stato un seminario molto interessante, un gruppo creato da poco nel live, che però produce molto come chi ha sentito il seminario di ieri ha potuto vedere. Il mio interesse a questo tema, però, appunto, dicevo, collegando questi due aspetti, è di guardare come può cambiare la valutazione di genere alla luce di questo nuovo periodo degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In realtà, di valutazione di genere se n'è fatta tanta, se ne parla da tanto tempo, però c'è un cambiamento in vista che ci richiede l'Agenda 2030? Forse c'è. Anzi, c'è sicuramente, ed è il fatto che dobbiamo considerare insieme i tre pilastri, il sociale, l'ambientale e l'economico, possibilmente, perché è chiaro che è abbastanza difficile vederli insieme e fare una valutazione che tenga conto di tutto questo. Ecco, su questo piano ho l'impressione che ancora il dibattito non sia molto avanzato, allora la mia idea era di riuscire a portare in questa occasione del panel una discussione attraverso esperienze abbastanza consolidate di persone o enti insomma, che si sono già avventurati su questa strada per trovare delle risposte possibili. Perché l'Agenda 2030 mette al centro il discorso di nessuno resti indietro, che è uno slogan che a me tutto sommato piace molto, e il segretario delle Nazioni Unite ci ha detto che per realizzarlo è bene partire dall'uguaglianza di genere. E l'obiettivo 5 parla proprio di questo: uguaglianza di genere, empowerment delle donne, perché ormai vanno insieme con questa sigla ormai. E come fare a realizzare questo? E bisogna trovare dei cambiamenti nei metodi di valutazione che tengano conto di tutte le varie componenti che impediscono questa uguaglianza. E quindi si parla di necessità di vedere le discriminazioni insieme attraverso un'analisi intersezionale, e questo è già un elemento abbastanza diffuso in termini di letteratura e di, non so, documenti ufficiali. Quando poi si va a esaminare, ho letto degli studi per cui si esaminano, non so, i piani europei che parlano di questo, poi in realtà c'è poco in termini di applicazione. In questo panel abbiamo la fortuna e l'occasione di avere un'esperta, direi, a livello nazionale e internazionale su questo tema dell'intersezionalità, che è Laura, che parlerà fra poco per prima. E devo dire che lo stesso tema è ripreso anche in un framework delle Nazioni Unite che ci presenterà la seconda relatrice. Quanto che Reddy, Sarvanti Reddy delle Nazioni Unite. E c'è un'altra cosa interessante: questo
queste esperienze che riportano fanno riferimento sempre, mettono grande attenzione a questi gruppi vulnerabili, a queste categorie più deboli. Sia in un caso addirittura abbiamo che la Colombia è paese oggetto delle esperienze sia della relazione della terza relazione di Raciti, del CISP, sia della relazione di Reddy delle Nazioni Unite. È una pura combinazione, però insomma è interessante che per partire proprio dagli ultimi, queste esperienze che propongono dei modelli nuovi di valutazione. Si sono soffermate su un paese che è in perpetua situazione di post-conflitto, chiamiamolo post, non lo so. Allora, io ho l'impressione che queste tre relazioni, diverse perché una non è di una valutatrice, ma di un'esperta di questo metodo, possano comunque darci l'occasione di vedere se questo cambiamento è possibile perché tutto sommato si sta già praticando in qualche modo. Con riferimento ai metodi, l'agenda per esempio ci chiede un approccio diverso, più ampio, sistemico, con caratteristiche di sviluppo di metodi partecipativi e l'ultima relazione, quella di Raciti, insiste sulla possibilità di sviluppare, cioè osserva queste differenze di genere attraverso un'ampia analisi, poi la possibilità di sviluppare nuove capacità da parte delle persone che le possono mettere in condizioni di essere più attive, più capaci per rivendicare i loro diritti. Quindi la direzione mi sembra quella di aiutare i vulnerabili e trovare nuovi metodi di valutazione che ci consentano di farli fare un passo avanti. Quindi trovo che il messaggio che può passare in questo panel, attraverso anche la discussione, ovviamente, può essere positivo, diciamo, ci apre delle prospettive. Che ci fanno rispondere a questo cambiamento così impegnativo che ci propone l'Agenda 2030, ci fanno dire che è possibile andare avanti e procedere per un cammino che ci consenta di andare verso una società più equa attraverso anche dei metodi di valutazione adeguati. Questa è un po', insomma, la mia idea di fondo. Spero che piacciono anche agli altri queste relazioni come sono piaciute a me. Adesso darei la parola a Laura. Se Lavinia mette la slide con i partecipanti, con i relatori, grazie. Laura Corradi, che vorrei presentarla chiarendo che ha insegnato in università di tutto il mondo, è stata anche membro di un comitato UNESCO in Gender Equality and Empowerment. Credo che sia l'unico docente italiano, docente una cattedra di studi di genere e metodo intersezionale, ha condotto seminari su questo tema in molti posti, ma anche in tante università straniere, e recentemente ha pubblicato anche Il femminismo delle zingore, intersezionalità, alleanza e attivismo di genere nel 2018. Grazie Laura, se vuoi iniziare la tua presentazione. È bello sapere che ci sono delle persone dedite alla valutazione democratica. Forse dovremmo renderne edotto anche l'ANVUR, che a quanto pare non considera l'intersezionalità un metodo, anzi lo considera confuso. E devo dire che è impressionante che dopo 30 anni che il metodo intersezionale è accettato ovunque, quest'anno il Convegno Mondiale della Sociologia a febbraio aveva la parola intersezionalità nel titolo, insieme a inequalities, eppure le commissioni che decidono se tu puoi diventare associato, ordinario, ordinaria, associata, non sanno che cos'è il metodo intersezionale. Nella mia valutazione c'è scritto che è un metodo confuso che probabilmente rappresenta l'intersezione tra diversi metodi. Quindi, diciamo, qualsiasi studentessa del mio corso gli può spiegare che non è così, oltre al fatto che, insomma, ritengono il fare ricercazione e l'essere ecofemminista, essere dedita a queste cose, lo ritengono un indicatore di non neutralità,
nella ricerca scientifica. Quindi invece di apprezzare il posizionamento, no, e un discorso epistemologico sulla situatezza del sapere, l'ANVUR, o almeno le commissioni che giudicatrici, hanno, diciamo, dei grossi pregiudizi politici e atteggiamenti che secondo me sono anche un po' discriminatori, a dirla tutta. Comunque, visto che appunto sono un'esperta di intersezionalità, cercherò di contribuire a questo dibattito portando alcuni strumenti molto concreti. Ho imparato il metodo intersezionale a fine anni '80, si chiamava ancora Crossroad, poi la ovvero incrocio, come se ci fosse un incidente, no? Veniva detto questo del metodo intersezionale: c'è un incidente e si chiama discriminazione multipla. Molte macchine arrivano all'incrocio e si scontrano. Qual è la macchina più importante? È inutile chiederselo. Bisogna capire in questo incrocio chi si fa male. Allora, per capire le discriminazioni multiple, bisogna adottare il metodo intersezionale, altrimenti non c'è una creazione di dati che sia appropriata per un'analisi di discriminazioni multiple, di vulnerabilità multiple. Tu hai parlato giustamente, Marina, di nuove vulnerabilità e di molte vulnerabilità che si incrociano. Ecco, le possiamo leggere, le possiamo studiare solo se abbiamo un'applicazione appropriata del metodo intersezionale. Le zingare femministe, di cui parlo nel mio ultimo libro, che è stato tradotto anche in italiano da Mimesis, Gypsy Feminism, è uscito inizialmente con Routledge a Londra, e che analizza appunto il metodo intersezionale con le parole delle femministe zingare, rom, gitane e traveler, come quanto sia importante fare ricerca utilizzando più categorie, non quella del genere da una parte, quella della razza dall'altra. E sono andate a fare già decenni fa, due decenni fa, le prime ricerche su come l'Europa utilizza la parola intersezionalità, e c'è da dire che il primo risultato è stato questo lavoro che è citato nel paper, Missing Intersectionality, e 10 anni dopo ne hanno fatto un altro, Still Missing Intersectionality, perché nel giro di 10 anni, nonostante le critiche ricevute, le istituzioni europee, non tanto le ONG quanto proprio le istituzioni europee, non sono state in grado a produrre dei dati che sono poco intersezionali. Perfino le donne e i Rom, per cui non abbiamo un dato sulle donne Rom, per esempio. E su questo c'è una lunga disquisizione nel mio libro, per chi fosse interessato anche o interessata alla creazione dei dati. Allora, cosa succede? Noi non possiamo nemmeno incrociare solamente etnia e genere. È importante che noi riusciamo a incrociare anche altre variabili, come per esempio la classe. È molto importante per una donna Rom, per esempio, la classe di appartenenza, se appartiene a una classe bassa o se appartiene a una classe alta, perché insegna all'Università di New York oppure all'Università di Budapest, oppure se invece è costretta a elemosinare. Quindi la classe d'appartenenza andrebbe incrociata sempre, così come pure le disabilità. Noi sappiamo che le disabilità, per esempio, tra i Rom e le Rom sono molte di più che tra i bianchi. Quindi avere un dato su questo sarebbe importante. Come si possono fare delle politiche di prevenzione delle discriminazioni multiple se non abbiamo dei dati coerenti, dei dati appropriati su questo? Quindi questo è uno dei problemi da porre a voi che siete esperti invece di valutazione. Un altro problema riguarda
che cosa possiamo imparare anche da epistemologie diverse dalle nostre. Il popolo zingaro è sempre stato considerato queer. Come sono le persone queer nella comunità zingara? E qua scopriamo che c'è una discriminazione anche all'interno della comunità più discriminata d'Europa. Qualcuno parla dell'antiziganismo come dell'unico razzismo ancora accettato in Europa. Quindi all'interno della comunità zigana, all'interno della comunità gypsy, noi abbiamo dei paria che devono lasciare la comunità in molti casi, in molte situazioni, perché LGBT e non accettati quindi dalla comunità. La ricerca su questo fatta da, per e con le persone zingare, ahimè, ricercazione, gravissimo, la ricercazione ha messo in luce proprio che ci sono delle resistenze enormi e queste resistenze possono essere superate attraverso alleanze, per esempio alleanze tra margini esclusi. L'idea del margine è un'idea di Bell Hooks, questa poetessa, poi teorica, afroamericana e lesbica, che ha incrociato diverse situazioni utilizzando proprio l'idea di un margine. I margini si sommano e, come tu sai benissimo, si moltiplicano. Per cui essere, per esempio, zingara, essere di classe bassa, essere donna, essere lesbica, in questo caso, si tratta di quattro livelli di discriminazione che non sono una semplice sommatoria, ma che vanno a costruire una marginalità assoluta, perché c'è la marginalità anche della propria comunità, quindi lavorare all'interno delle comunità con questo tipo di ricerche e anche con azioni concrete, di cui porto molti esempi che adesso non starò a fare, nel libro sul femminismo delle zingare, e anche sulle alleanze. Quali alleanze sono possibili? Quali risoluzioni di conflitto dobbiamo mettere in atto nelle comunità più svantaggiate d'Europa? Ci sono possibilità di creazione di minimi comuni denominatori su cui le comunità si trovano e si possono trovare. Per esempio a Berlino c'è stata una forte alleanza tra il movimento LGBT e il movimento delle persone migranti, che inizialmente rifiutavano la questione LGBT, soprattutto al loro interno. Ma un grosso lavoro fatto dalla comunità berlinese ha fatto sì che ci fosse la possibilità di lavorare insieme e di risolvere tutta una serie di conflitti all'interno, diciamo, della comunità migrante, rendendo anche meno bianca la comunità LGBT. Ora, io non voglio essere molto lunga, anche perché vorrei poter rispondere a delle domande, quindi ci sono solo due concetti ancora con i quali vorrei concludere. E il primo concetto riguarda la necessità di decolonizzare la nostra mente. Vediamo, penso di avercelo proprio qua, eccolo qua, questo libro bellissimo, Decolonizzare la mente, di Nguji Wa Thiong. E la necessità di decolonizzare le nostre discipline, quantitative o qualitative che siano, hard sciences o scienze umane e sociali, decolonizzare la nostra prospettiva, che è una prospettiva eurocentrica, è una prospettiva di supremazia bianca, anche quando non lo vogliamo. Quello che lamentano, per esempio, le zingare femministe, che si considerano femministe intersezionali, è proprio che le bianche agiscono in maniera superiore senza neanche accorgersene, perché c'è uno stigma, c'è un privilegio che non sono stati decostruiti. Lo stigma da una parte, il privilegio dall'altra. Ed è su questo che una femminista rom che io amo molto, Alexandra Oprea, ha scritto alcune righe che voglio leggervi, che meritano un supplemento di riflessione, a mio avviso.
Cito, è solo riconoscendo il nostro privilegio, che si tratti di privilegio bianco, privilegio maschile, privilegio di classe, privilegio della pelle chiara, privilegio eterosessuale, che possiamo sfidare le relazioni gerarchiche. Quindi le relazioni gerarchiche sono il primo ostacolo alle alleanze dal basso. Se noi non superiamo le relazioni gerarchiche e non decolonizziamo la nostra mente, le alleanze non tengono, i conflitti si ripetono. Un altro ostacolo da superare per fare le alleanze lo ha citato en passant Marina prima. Qual è il peggior nemico, si chiedeva, della parità? Qual è il peggior nemico dell'uguaglianza? Ecco, il peggior nemico dell'uguaglianza, me la sentirei di rispondere così a Marina, il peggior nemico dell'uguaglianza è la mancata, il mancato riconoscimento della diversità. Se noi non riconosciamo le diversità, se noi non riconosciamo le disparità a partire dalla decostruzione dei nostri privilegi, a questo punto non possiamo fare un discorso di uguaglianza, perché è un discorso falso, diventa un discorso fasullo, formale, come molte delle politiche europee, ahimè. Quindi questa, diciamo, questa questione del privilegio, della decostruzione del privilegio, lo vedo proprio come un prerequisito. Inoltre dovremmo cambiare un po' i nostri, diciamo così, i nostri linguaggi. Ci sono dei linguaggi che vengono usati anche nelle ONG, anche nelle associazioni antirazziste, anche nelle associazioni progitane, anti-islamofobiche, eccetera, eccetera, anti-omofobe. Ci sono dei termini che sono fortemente discriminatori, ma vengono usati, per esempio, il termine che è stato in parte, ma non sempre, criticato, il termine inclusione, no? Noi pensiamo che inclusione sia un termine buono rispetto ad altri termini che sono stati usati in passato, tipo integrazione, no? Integrazione vuol dire che qualcosa entra in un insieme, ma lo lascia integro. Quindi c'è dell'integralismo nella parola integrazione. Come abbiamo scritto in un bel librino che si chiama La straniera, su razzismo e sessismo in Italia, mi pare proprio nella parte sul madamato. Madamato era quella istituzione per cui gli uomini italiani potevano sposare temporaneamente le donne delle colonie, no? Da cui sono nati molte persone di eredità mista. E potevano anche lasciare queste donne senza doversi occupare dei figli durante il fascismo, durante il colonialismo. Ecco, integrazione, integrare, è una parola integralista, nel senso che c'è chi decide io ti integro, io non ti integro, e chi viene o non viene integrato. Quindi è una parola top down. Ma anche la parola inclusione ha questo grosso problema, perché c'è qualcuno che decide chi includere e qualcuno che viene o non viene escluso a secondo della decisione che viene fatta sulla sua testa. Quindi cambiare un po' il linguaggio, usare termini orizzontali, per esempio convivenza, cooperazione, interazione. Questi sono termini che non hanno un top e un down, non hanno un sopra e un sotto, non hanno uno che decide e uno che subisce. No, quindi questo penso che sia un altro modo per superare gli ostacoli alle alleanze intersezionali. Su questo ho scritto 3 articoli che mi permetto di citare in chiusura, per chi voglia diciamo approfondire questi temi, 3 articoli su Jacobin Italia. Uno è già stato tradotto in inglese, ma sono 3 articoli che potete trovare su, appunto, alleanze intersezionali negli Stati Uniti, nelle comunità native americane e sulla risoluzione dei conflitti e il superamento di problemi interni alle comunità
problemi che poi generano violenza, che poi generano altri problemi. Quindi se vogliamo pensare a un mondo un po' migliore e maggiormente democratico, con una democrazia che non sia solo rappresentativa, ma che sia una democrazia anche diretta, anche radicale, no? Con forme di ospitalità radicale, con forme di apertura radicali verso l'esterno, cosa che è ineludibile oggi, visti i problemi che ci sono nel mondo e che avremo sempre in forma maggiore, se non riusciamo a fare questo tipo di métissage orizzontale, penso che quello di buono che ha da dire l'Occidente venga svalutato, venga perso, se l'Occidente non si sa contaminare anche da un punto di vista epistemologico con queste nuove forme di conoscenza, anche intuitiva, con queste nuove forme di cambiamento della realtà direzionato dal basso, perché quello che vogliono le comunità zingare, le comunità rom, le comunità curde, le comunità migranti, le comunità di persone che oggi non hanno un rifugio, è poter governare se stesse, quindi l'autogoverno. Questo è l'orizzonte entro il quale ci si dibatte. Le slide di Salvati, volevo presentarla un attimo e dire che è una persona che lavora da tanto per le Nazioni Unite e ha collaborato per una serie di testi che tutti noi abbiamo guardato. Per esempio c'è quello sull'integrazione fra diritti umani e le questioni di genere, che io l'ho trovato sempre molto prezioso e diciamo c'è dietro il suo lavoro. Adesso presenta questo framework, e anche questo viene fuori da un'elaborazione che hanno fatto insieme, e c'è già una pratica di questa esperienza appunto in Colombia. First, I would just like to apologize that I have to speak in English. I don't know Italian. I wish I did, so I could present to you in Italian. So I will have to learn. And second, I really wanted to start off thanking Marina for inviting me to speak today about a new evaluation approach that I developed along with Dr. Ann Stevens and Dr. Ellen Lewis, called Inclusive Systemic Evaluation for Gender Equality, Environments, and Marginalized Voices, or for short, we call it ISE for GEMS. The ISE for GEMS guide, it was published in October of 2018 by the UN Women Independent Evaluation and Audit Service, where I work, and it's available for download on the UN Women website. It's both in English and in Spanish, and it really builds on the work that I've done with UN Women and also with the United Nations Evaluation Group, or UNEG, some of you might be familiar with, on integrating human rights and gender equality within evaluations. Or really how to make evaluations, human rights, and gender equality responsive. Lavinia, you can go to the next slide. Okay, so why do we need an approach like ISE for GEMS, and why now? So, and why for the SDG era? We know that the SDGs go beyond the MDGs that came before them to provide a more holistic approach to the complex challenges for realizing sustainable development. The goals have always been interrelated and connected, but the complexity of the situation was not always explicitly acknowledged. And we deal with that complexity by dividing things into parts or into silos that can then be understood individually, and then tackled. And so, you know, we've just chosen a more linear approach. We've chosen more linear approaches to deal with this. The question became, is this working? Are we able to achieve our goals using these types of linear approaches? And what might be missing when we simplify the problems that exist? So once we acknowledge that the SDGs are complex with so many different interconnections and intersections, we can no longer program or evaluate in these silos. We need new approaches and tools that will help us to navigate the complexity, which is daunting. So this is really what the ISE for GEMS approach really aims to do.
It brings together this innovative systems evaluation practice with intersectional analysis of the three key dimensions that underscore the SDGs: gender equality, environment, and marginalized voices. So it's really meant to help us address the complexity in development and humanitarian programming and provide some tools for how to evaluate or assess in the context of complexity. The guide, Marina, if you could just go back to the second slide. The guide is divided into two parts. So part A really provides the practitioner theory, the concepts, the key concepts that you need to understand to apply the approach. And the part B is really the practitioner approach. And that gives you sort of step-by-step guidance and tools for how to try to implement this within an evaluation. So in my presentation today, I'm going to just give a overview of both parts of the guide. So now you can go to the next slide, Lavinia. Okay, so we'll start with, if we want to understand what systems thinking is, we have to understand what is a system. So a system, a system is a collection of entities that are seen by someone as interacting together to do something. It's more than the sum of its parts, because the interactions between and among the parts of the system affect and change the whole, its whole. So this diagram that we show here, it depicts what we call a nested system. You see there's a UN Women country office sort of sitting in the innermost circle there. And then that sits within a larger UN Women regional office, which sits within the larger sort of system of UN Women as a corporate entity, which then sits within a larger system within, which is the UN system that UN Women is part of. And you can go on and on, right? There are other systems that interlink and intersect with that, but that's just a way to describe. But all these different parts of the system all interact with each other and affect each other. And so it's important to sort of look at, in this example, evaluating a country office on its own doesn't really tell you how that country office is affected by the regional office and what happens at the headquarters or what happens in the UN. So it's important to sort of expand that boundary. And this way of analyzing things is really, takes you out of that linear approach. It helps you to deal with complex social situations or like multifaceted interventions. It does not separate the parts to understand things. It actually looks at it very holistically. Okay, you can go to the next slide. Okay, so what is systems thinking? Like I said, it's looking at those interrelationships between the parts, the connections between people, things, and ideas. It's looking at the different perspectives, whose perspectives are included in that understanding. Everybody has different values and beliefs and what we know about the world, and that affects how we see the system and how we define it. And then also boundaries. A big part of systems thinking is boundaries and boundary analysis. How do you define that boundary? What is included in the boundary and what is not included in the boundary? What are the priorities? What are the perspectives? What are the ideas? So these are all some of the concepts of systems thinking. You can go to the next slide. So we talk a lot about in the guide about the difference between the systematic way of thinking and the systemic way of thinking. We need both really when we're doing an evaluation, but a good way to explain it, a systematic way of thinking about it is that it implies that something is thorough, predictable, and controlled processes, that they can be reproduced, and they consider all the parts of the system and the stakeholder. When you look at a systemic analysis, it encourages that more critical and holistic analysis of the different opportunities, the constraints, and the relationships of the part within a system to analyze the whole system. So one way that this diagram, I really like this little cartoon that we have, you see that there are firefighters trying to
help a woman who is in a burning building and to save her. So they have decided their intervention is that they will bring a trampoline and that she can jump out of the building and that will save her. But what maybe they didn't take into account and they didn't expand their boundary is that the two things happen. One, that there was the bounce effect on the trampoline that made her bounce back up, and that the building next door was also on fire, and that she would bounce into another fire, and ultimately they wouldn't achieve the result that they wanted. Looking at things systematically, you would just put the trampoline and save the woman that way. But in reality, when you look at it broader, there might be different implications. So it's just a way to explain that concept. Okay, we can go to the next slide. Okay, so that's all part of doing boundary analysis, which is really defining the system. What are the parts of the system? Some of the parts you might not be able to see, but they're still important to consider. Boundaries are always mutable. They can be defined and changed. So you can see this man, we could, on his bicycle, the system could be the man on the bike. It could also be the road that he's on. It could be the larger transport system. There are different ways to define the system, and that's something that the evaluator will have to look at and make a decision about how to define that. We can go to the next slide. Okay, so I'm going to talk a little bit about intersectionality. I know the speaker before me talked about this quite a bit already, but it is a key concept within the ISE for GEMS approach. So intersectionality suggests that there are social divisions, gender, race, that interrelate and affect social relations and personal life experience. This creates also a complexity, because we all come with the different categories that shape and form our perspectives in unpredictable ways. And this can lead to unpredictable outcomes. In the ISE for GEMS approach, it's important that one or another social category is not necessarily considered equal, but would vary in relevance depending on the context that you're looking at. And the types of intersections will also vary within different contexts. So if you think of this as overlapping bubbles that represent the different aspects of each individual's identities, race, gender, caste, sex, sexuality, religion, disability, height even, these sort of undulating bubbles are different sizes and levels of transparency depending on the context that you are in. So let's go through each one of these, the GEMS dimensions that we have decided to prioritize within this approach: gender equality, environments, and the marginalized voices. So we can go to the next slide. Okay. So gender equality, it refers to the roles and relations and it's a social construct as opposed to biological sex. All humans are free to develop their personal abilities and make choices without the limitations set by stereotypes or gender roles or prejudices. It's a human right and it's central to the SDGs. Equity sets the stage for equality as it refers to fairness and treatment of both women and men according to their needs. But equality, you know, equity is the means to get. Equality is really the end goal, and equity is the means to get there. Gender responsive evaluations attempt to address the root causes of gender inequalities in people's lives. And to some extent, sex is no longer a binary concept, and our programming now has to reflect this. We have to think beyond the binary concept of male and female. And encourage more inclusive definitions of gender and sex. Okay, we can go to the next slide. Okay, so next we talk about environment. Under the SDGs, there's really a big call for greater efforts to review and assess the impact of social interventions on environments and vice versa. The term environments captures both human made and natural socio-ecological landscapes and systems, so towns, refugee camps, but also the natural ones like forest and mangroves. So in the ISE for GEMS approach, we see the environment as an actual stakeholder within the process. But how do we give voice to the environment
the human and the non-human as a stakeholder. Can we do this by affording something an exist and a value through so should it exist? Having an ecosystem or exist after our project has been gone? Do we afford a natural system to have rights as if it were a human subject? What has happened, you know, this has happened for some marine mammals, for example. Do we witness, do we include it as a stakeholder, but witness for nature and bring its voice forward to the table so that it counts in the discussions and the processes? We also have a concept that we include here called inhabitability, that we have to consider how the intersection, how environments intersect with humans. Is a place less livable, healthy, or sustainable after we do an intervention? Has degradation changed the quality of life and for whom? How do we consider the flora and fauna of an area when we're designing an intervention? And how do these environmental changes impact people and people of different ages, genders, abilities? So we can go to the next slide. And the last is on marginalized group voices, which is putting a priority on groups of people due to their attributes are pushed to the margins of society and assigned sort of lesser importance, discriminated against or excluded. It's a form of acute, you know, disadvantage from being neglected, and it's rooted in the structural and social inequalities. So the approach really seeks to address these power imbalances by bringing those marginalized voices inside the boundary and prioritizing them. As we said, these voices could be human, you know, children, LGBTQI persons, ethnic or religious groups, but it could also be non-human, like the environment. Okay, so we can go to the next slide. Okay, so this is really a visual representation of the intersectional situation. What we see in the like little circles on the left diagram, we see all those different colored circles. So those are all the different social dimensions that we're talking about, that intersectionality that we have. Then we have three circles that have sort of, we've made bigger and popped out to prioritize them. Those are the three GEMS dimensions: gender equality, marginalized voices, environments. And then we have, if you look on the right, the diagram further moves into, we have this dotted triangle, which talks about what are the intersections between gender equality, marginalized voices, and environments, which is something that is a bit less studied, and there's still a lot more learning to do where evaluation can contribute to that. If we go to the next slide. So this diagram that you see on the left, that is the ISC for GEMS diagram. So it has everything that we just discussed in the previous slide, but now it has a circle around it, and that depicts the boundary and the boundary analysis. So talking about the systems thinking, that those are all the things that you're going to look at within an evaluation process, but you're going to do it within a boundary that you explicitly define. So it gives context to what you are evaluating and how you're evaluating it. Some other concepts that are included in the ISC for GEMS approach are ethics. It takes a very strong stand on ethics and building ethical safeguards into evaluation. I'll talk about that a little bit when we go to some of the next slides. Also, validity. What does validity mean? It's really drawing on Karen Kirkhart's work on cultural validity, that, you know, something is not valid or rigorous if it hasn't included different perspectives. And that's a way to understand validity and rigor as well, not just methodological rigor. There's also transdisciplinary mixed methods that will need to be used. So we need to bring together methods that are normally used for environmental analysis and also use social analysis frameworks and somehow marry those or bring those two together to do this kind of analysis. And then also capacity development to build people's capacity throughout your evaluation process and your own on systems thinking, the three different GEMS dimensions, and also the how they interconnect. We're all learning about that. Okay, you can go to the next slide. So this is the
this is starts the part B of the ISC for GEMS. You'll see the guide goes through sort of the normal phases of the evaluation process, planning design, data collection, data analysis, and sort of dissemination and capacity development. So there's proposed steps for each phase of the evaluation, and there's also suggestions and tools that can build on sort of the common evaluation practice, but it's helping to bring in the systemic lens and intersectional framework into that process. The approach, it's not prescriptive. You can pick and choose the elements that would work or make sense for your evaluation process within your context, and also taking into account your real world constraints. So we'll go through each one very quickly. So if you could go to the next slide. Okay, so preparation and design really focuses on determining the boundaries of your systems. Okay, it asks you, this asks you to define two systems during the planning phase of your evaluation: the system of the intervention itself that you're evaluating, and then the system for the actual evaluation. So what do we mean by this? Okay, both of these systems overlap with and interact with each other. The evaluation system is built on the system that we have defined for the intervention. It's subject to continuous reflection and analysis, and that's sort of identified there by sort of the dotted line around these boundaries. They might change during your process, during the evaluation process, as you bring things into the evaluation process and as you decide to maybe take things out of the scope of your evaluation. So one thing to define the boundary of the intervention, we develop something called a boundary story. This is really sort of what I discussed before. It's the systematic analysis of the intervention. Who was involved? What was there? What was it trying to do? Coming from the perspective of those who planned it, right? So it's very descriptive in that way. Then building on that, once you finish the boundary story and define that system, we also look at then the evaluation system, which plays a large role in sweeping in these GEMS dimensions into the evaluation process. So we look at, you see this larger dotted line that we see and a little flag that says the ideal boundary of the evaluation. So we actually identify everything that we would like to evaluate. What should be evaluated if we really wanted to evaluate this intervention in the way that it would really bring forward the type of information needed to assess what's its value, what's its success. But then we know that you're not always able to do what you ideally would like to do or you think should be done. So then we have certain steps that you take to get to the actual boundary of what's feasible to evaluate. And those actions that you take include like two things or three things. One is doing a vulnerability and a valuability assessment. So not only do you look at what's actually going to be feasible to evaluate, but also looking at who your stakeholders are and doing a sort of a quick vulnerability assessment of them to understand to what extent they actually can be engaged. Is any harm going to be undertaken by them, you know, by participating, and, you know, identifying safeguards to protect them. And then of course, also you have the time that you have for the evaluation, the budget, the language, the ability to access stakeholders. Those are all real world limitations that we also have to take into account. What we try to do, and we've depicted that with those three GEM circles there, is try to bring in those three dimensions as much as we can, even if they weren't in the intervention, in the boundary story. We try to see what was missing there and try to add it as part of the assessment. It doesn't mean that all three of those dimensions will be included equally. It will really depend on the context and what makes sense for the evaluation. Okay, so we can go to the next slide on data collection. Okay,
So the hallmark of the data collection phase in IEC for GEMS is a continuous reflection and sort of adaptation as you implement the data collection plan. It's sort of building on participatory action research where you're looking at things in cyclically data collection action circles. During this data collection process, part of systems thinking is looking for emergent issues or like unplanned or unpredictable sort of results or effects. So during data collection, it might be that you do identify some emergent issues, and then you'll have to consider at that point if those should be included within the boundary of your evaluation or if they should be acknowledged but excluded. This is also where you have the opportunity to deploy transdisciplinary methods that traditionally have not been applied together. And also the data collection process provides a lot of opportunities to build the capacities of the stakeholders that you engage with on systems thinking and GEMS intersectional analysis for all that's involved. We're coming in and extracting data from local stakeholders. What are we giving back, right? And so we can give back some information or understanding of how we're doing this evaluation and also introducing people to these concepts if they're not already familiar with them. Okay, you can go to the next slide. Then in the data analysis phase, it's really, I would say the key concept that we have here is systemic triangulation. So I think you're all as evaluators are familiar with triangulation, talking about data triangulation. So that includes that process, but goes beyond it. We have three corners of our systemic triangulation. You see, we have the boundary story in the middle, and then we have our evaluation boundary depicted there as well. The first corner is the facts, the findings and the evidence of change that we found. That's where we do the data collection. We extract particularly the themes that we find against the GEMS connections, the gender equality issues, the environmental issues, the issues related to any marginalized voices. And then we also look for the interconnections and linkages between these three dimensions, if and where they exist in the data that we've collected. The second corner of the systemic triangle is on values, or what are the perspectives on the meanings of change that we have found in the first corner. So this is the relationship between, these are both mutually shaping. Who you are, and what perspective you bring affects how you interpret those changes. And when you do that interpretive analysis with more of a cross-section of stakeholders, it allows for raising the validity and the rigor of your evaluation. It's that concept of bringing cultural validity to your evaluation analysis. Okay, and then the third corner here is on the final boundary analysis. How are you interpreting those changes within a specific boundary? So you need to decide at this point, what is the most relevant boundary within which to anchor the final results of your evaluation? And how might those results or those findings change when you place the boundary at different at a wider, space or at a more narrow space. So this can change, right? A result that looks very successful in the short term, if you have a very short-term boundary, say, a few years, might not look as successful if you look at it from 5 years or 10 years, if there's some kind of environmental degradation that happened because of that intervention. What scope are you really going to interpret your evaluation findings in? So that's also a very important part and to be very explicit about that in your evaluation. We can go to the next slide. Okay, and then I mentioned before capacity development, it really underscores the SDGs and the 2030 agenda, and it's identified really as a core
of some of the policy failures for some sectors, especially in a lot of developing countries. And the SDGs also have specific targets related to building capacities. So in the ISE for GEMS approach, the evaluation process builds in opportunities to build the capacity of those that you engage with on systems thinking and the GEMS intersectional framework. And also it has an importance placed on how to disseminate or share those results with different groups in a culturally appropriate way. And this is one example that came from an evaluation where motorcycle was the most common use of transport in that particular country. And so they used that motorcycle then to sort of map out some of the different results. And it was a way to explain the evaluation results to people in a way that responded to the way that they see the world. Okay, we can go to the next slide. So the guide also has 11 tools that are available that you can, you know, that help you go through that second part, part B. If you want to conduct an ISE for GEMS evaluation, you can download them separately in Word. And so that's done so you can adapt them and tailor them, take what is useful for you, leave out what is not going to be useful for you. There's also a glossary of terms on systems thinking and all the GEMS dimensions and some of the different things that I mentioned very briefly today. And also references for further reading if you're interested to learn more about systems thinking or any of the concepts that are included in the approach. And also some of the, you know, we built this approach built on the work of a lot of other people. And so we acknowledge those as well within the guide and in the references. Okay, I think I'm coming to the end of my time. So I want to leave the presentation there and I'm happy to answer any questions at the end. Excuse me, can I ask a question briefly? Do we have time? Abbiamo possibilità di fare una domanda? Vorrei fare una domanda. Vado. Non vedo. So thank you, Shrati, for your presentation. I had a question about this last point that you mentioned, the capacity development issue, I would say, because the system thinking is not something you can digest that directly. It requires a lot of, I would say, a lot of time for actually getting the concept and being able to draw the boundaries very, very clearly. Some exercise, I would say. How is the program, what did the program the UN did to enhance this capacity development? What can you give an example? I don't know. Sure. So the capacity development that I'm talking about is really, it's not necessarily like a full scale program or intervention that's done to share this. It's more the sort of informal way in which you take every interaction that you have with evaluation stakeholders to build their capacity. And I can tell you how I've done it. So for example, when I'm starting an evaluation, you normally have reference groups, right? And you carefully identify who will be in that reference group. But I will also, or if I'm evaluating a country office, I will actually do a presentation similar to what I've done here, right? Explaining exactly what this approach is about and having a discussion with them. And, you know, they don't need to know all the details of the approach necessarily, but I think it's important that it's important to do that, to take that moment. It's, you know, maybe an hour of my time and an hour of their time, but at least they've come away with something as well from being part of the evaluation that maybe they weren't exposed to before. But also I think when you talk about systems thinking, a lot of us are already systems thinkers, right? It's actually not, we do systems thinking in our everyday, you know, approach. We just don't acknowledge it as such. And you would be very surprised that, I'm talking about it in a very technical way, but there's also, you know, it's just the way people think, right? And some people are
more attuned to that way of thinking than others. And I have gone to the field and I have spoken with stakeholders, and I wouldn't present it the way I presented it here because we're, you know, an evaluation conference. But they pick it, you know, people already have made those connections. They've made in their own community and what they see, what they're working on. They're already able to say, yes, if I say, well, what do you see as the connections between gender, environment, and marginalized voices? They think for a minute and they say, yes, there is a connection, here it is. And they're able to tell me right away, but they just didn't have a word, you know, they didn't call it systems thinking. Mm-hmm. Actually, I learn as much from that, you know, it's building my capacity as well, but it's also building their capacity in terms of some of the technical terms. And sometimes even I can give an example of a donor that I was interviewing. And we asked the question, do you see, and the topic that I was evaluating was women's political participation. And people didn't really see the connection between women's political participation and environment. This was a few years ago. Now I think it's become much more of a topic that's on everybody's mind. But back in 2016, there was a different feeling about it even. And when I asked the donor, they said, you know, I never thought of it, but they said, but actually, you're right, there is a connection and I'd like to learn more about it, but this is what I see. So that already is a way to build capacity. You're prompting people to think about what those connections are. Volevo invitare qualcun altro a fare una rapida domanda perché adesso dovremmo sentire anche la relazione di Raciti. E quindi se c'è una domanda che si possa fare già in inglese per non costringere Lavinia, oppure la facciamo in italiano e Lavinia si sforza di tradurre, se no passiamo alla terza relazione. Domande nessuna. Allora passerei alla relazione no di questions. Che se Lavinia mi fa apparire le foto dei relatori. Sì. Dunque, ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Politiche Pubbliche, si occupa di problemi della povertà ed è particolarmente esperto nella costruzione e validazione di scale psicometriche. Come si può tradurre tutto questo? Non lo so. Però ha fatto una grande esperienza in questa validazione di queste scale proprio in Colombia su questa riflessione e ci consente di vedere come una valutazione che sviluppa un metodo partecipativo e quindi in questo senso risponde alle esigenze dell'Agenda 2030 e quindi si inserisce in questo quadro di attenzione a un cambiamento della valutazione perché è orientata ai gruppi vulnerabili a trovare nuove modalità, possibilmente secondo metodi più ampi. Si inserisce bene in questo, diciamo, indicazione che abbiamo dato all'inizio e ci può raccontare la sua esperienza restando sempre nei 20 minuti per consentire poi anche un giro di dibattito. Grazie a Charvanti e grazie a Raciti per partecipare a questo panel. Bene, grazie. Sì, il mio intervento presenterà l'esperienza che come CISP stiamo realizzando già da parecchi anni sul tema delle competenze socio-emotive in contesti, nei progetti di sviluppo sociale, di interventi per il consolidamento dei percorsi di inserimento di popolazione vulnerabile. In particolare queste esperienze si realizzano in Colombia e parliamo di interventi che sono stati avviati e realizzati dopo gli accordi di pace, quindi siamo in contesto post-conflitto e però in territori fortemente interessati dagli effetti del conflitto. Il tema delle competenze socio-emotive vorrei un attimo posizionarlo per poter, diciamo, orientare i partecipanti, chi non ha avuto occasione di incontrarsi con questo tema. Le competenze socio-emotive, con questo insieme dei costrutti socio-emotivi, appunto, considerati come fondamentali per lo sviluppo dell'identità degli individui,
per la gestione delle emozioni e per la messa in atto del sistema di relazioni individuali e collettive con gli altri e con il mondo è necessaria nella vita quotidiana e nella gestione dei problemi. Quindi è un ambito molto ampio che sollecita un dibattito molto complesso anche rispetto a sforzi di tassonomizzazioni non semplici. Comunque, diciamo, concettualmente questo è il tema sul quale ragioneremo. Un secondo punto che vorrei chiarire in premessa è perché dare attenzione a questo componente, a questa componente delle competenze socio-emotive, e poi perché un'organizzazione come il CISP dà un'attenzione così forte a questo tema. Diciamo c'è una risposta prevalente in letteratura, nel dibattito tra le organizzazioni internazionali, che è una risposta che io definisco di tipo funzionalista in genere, cioè la risposta al perché dare attenzione alle competenze socio-emotive nell'ambito delle politiche è sempre una risposta che si riferisce a un perché servono a qualcosa. Nell'ambito dell'educazione, dell'istruzione, le competenze socio-emotive sono riconosciute come rilevanti e fondamentali, correlate ai migliori esiti nei processi di apprendimento. Nell'ambito lavorativo sono riconosciute come fondamentali relativamente al mantenere e rafforzare la posizione lavorativa degli individui. Nell'ambito produttivo il sistema imprenditoriale sempre più sollecita attenzione a queste competenze, in alcuni casi più che alle competenze tecniche. Nell'ambito degli interventi di coesione, in America Latina, un continente, voi sapete, attraversato da fortissime contraddizioni e conflitti, le competenze socio-emotive vengono individuate come significative per poter consolidare prassi di gestione dei conflitti adeguate. Diciamo, è un insieme di risposte al perché dare attenzione alle competenze socio-emotive di tipo fortemente funzionalista. Servono a qualcosa e per questo è opportuno investire e darle attenzione. Noi crediamo che in realtà questo tipo di risposte, seppure corrette, perché abbiamo moltissime evidenze empiriche che dimostrano questa correlazione tra maggiore capacità di espressione delle competenze socio-emotive e migliori esiti in questi ambiti, tuttavia una risposta di tipo funzionalista è una risposta che non riesce a dare una spiegazione da un punto di vista epistemologico e coerente con gli scopi e gli obiettivi originali delle politiche pubbliche soddisfacenti, cioè non riesce a dare rilevanza al fatto che le competenze socio-emotive hanno importanza in se stesse innanzitutto e non perché servono a qualcosa, ovviamente lettura corretta, ma che può essere posizionata in un secondo momento. Crediamo che da un punto di vista della prospettiva dello sviluppo umano integrale, che è la prospettiva che le azioni del CISP portano avanti, le competenze socio-emotive debbono essere riconosciute come componente che ha valore in sé, innanzitutto riconosciute come ontologicamente appartenenti alla condizione umana, poiché garantiscono la possibilità di espressione e gestione dei desideri e delle aspirazioni degli individui nello spazio delle relazioni interumane con l'ambiente. E come secondo punto, i costrutti socio-emotivi debbono essere riconosciuti come consustanzialmente attivi all'agency umana, consustanzialmente attivi all'azione dell'essere umano che punta al proprio sviluppo integrale. In questo senso, credo opportuno segnalare alcuni principi conseguenti. Innanzitutto, senza competenze socio-emotive non c'è sviluppo umano integrale. E se un programma, un intervento ha come obiettivo il sostenere processi di sviluppo umano integrale, deve necessariamente dare attenzione al consolidamento di questo componente.
Secondo principio conseguente, senza attenzione alle competenze socio-emotive, non possiamo affermare che esistano politiche pubbliche effettivamente orientate ad ampliare gli spazi di libertà secondo principi di giustizia. Perché? Terzo punto, perché non possiamo pensare l'agency individuale e collettiva senza competenze socio-emotive. Non possiamo pensare l'agency degli individui e dei gruppi senza un consolidamento dell'autostima, della capacità di autorappresentazione, senza capacità di gestione del sistema emozionale, per esempio nell'abitare gli spazi pubblici e di dialogo. Senza queste competenze non possiamo effettivamente pensare l'agency umana. Quarto punto, agency, competenze socio-emotive, libertà e sviluppo umano integrale debbono essere considerate in un rapporto fortemente sistemico, che così pensate possono essere individuate anche come origine e giustificazione delle politiche pubbliche, nella misura in cui queste politiche pubbliche mettono al centro il progressivo ampliamento degli spazi partecipativi e di espressione nello spazio pubblico degli individui e delle comunità. Detto questo, perché valutarle? Dal nostro punto di vista riteniamo che la valutazione delle competenze socio-emotive attraverso strumenti psicometrici mette a disposizione uno strumento importante per l'attivazione di processi autoriflessivi, di riflessione critica e di riflessione collettiva sulla propria condizione, agli individui e ai gruppi. Questi strumenti, ovvero scale organizzate per batteria di domande focalizzate su questi specifici costrutti, costantemente, nel momento in cui vengono applicate, aprono lo stimolo a riflettere sul come mi rappresento, sul come mi relaziono con gli altri, sul come mi sento. E quindi, più che test, si trasformano in strumenti funzionali ad attività pedagogiche che permettono di accompagnare individui e gruppi all'interno di processi di sviluppo e di scoperta personale. E vedremo come questo è possibile. Dal nostro punto di vista, la valutazione delle competenze socio-emotive può essere osservata e sviluppata nella prospettiva della pedagogia critica. E qui celebriamo in quest'anno il centenario della nascita di Paulo Freire, ci riferiamo alla riflessione pedagogica di Giroux. Quando incrociamo valutazione delle competenze socio-emotive e pedagogia critica, impostiamo la riflessione attorno ai risultati da questo punto di vista, ovvero riscontrare bassi livelli di competenze socio-emotive vuol dire riconoscere il legame tra queste condizioni e l'effetto di dinamiche di esclusione ed emarginazione in diversi contesti di vita. L'esito di processi marginalizzanti o di ideologie implicite nei sistemi educativi, nei sistemi sociali, può generare nelle traiettorie biografiche degli individui bassi livelli di competenze socio-emotive, come l'autostima, come la gestione delle emozioni negative, della vergogna, della paura, e lo vedremo in concreto più avanti. La domanda chiave in sede valutativa nell'analisi dei risultati della valutazione di queste competenze non è tanto registrare una condizione in sé, quanto aprire riflessione critica attorno al perché gli individui e i gruppi vivono questa specifica condizione. E in questo senso, a partire dalla riflessione critica condivisa sui dati, avviare azioni di sensibilizzazione sui processi che hanno generato queste condizioni di vulnerabilità e di marginalizzazione. Un esempio molto concreto per chiarire questo passaggio, attorno al tema dell'autostima. Le componenti
riconosciute in letteratura descrittive del costrutto dell'autostima sono queste che vedete nella slide. Una componente cognitiva che si riferisce alla capacità di pensarsi e rappresentarsi, un componente affettivo che si riferisce alla capacità di sentire e di sentirsi e valorizzare ciò che si sente di se stessi, una componente comportamentale orientata a cercare rispetto e difesa della propria immagine, dell'immagine di se stessi, e un componente riferito al contesto, cioè un'autostima contestuale che si declina negli spazi pubblici e privati nei quali gli individui esprimono la propria identità. Ebbene, questo costrutto complesso, mi appoggio ad una reinterpretazione della dinamica del riconoscimento hegeliana proposta da Axel Honneth alcuni anni fa, questa dinamica dell'autostima la possiamo effettivamente leggere in questa tensione tra riconoscimento e disconoscimento che gli individui vivono nelle proprie traiettorie biografiche e nei contesti abitati. Riconoscimento che è in tensione tra rapporti primari, giuridici e solidali, e disconoscimento che è in tensione tra violenza, umiliazione e privazione dei diritti ed esperienze di esclusione. Questo rapporto tra riconoscimento e disconoscimento è dinamico, non è conseguito una volta per tutte, cambia rispetto ai contesti nei quali viviamo, posso viverlo in modo positivo in un contesto, in un modo negativo in un altro, e tuttavia nella tensione tra queste due dimensioni si gioca l'esito del grado di autostima che gli individui vanno consolidando all'interno della propria traiettoria biografica. È evidente come valutare l'autostima di un individuo e di un gruppo richiede necessariamente la sfida di aprire spazi di riflessione critica attorno a dinamiche di questo tipo, al perché l'esperienza di riconoscimento o disconoscimento sia andata manifestando e consolidando in un certo modo all'interno della propria esperienza. La scelta del CISP di inserire in modo ordinario questi strumenti di valutazione nelle proprie esperienze, prassi di caratterizzazione della popolazione ha due finalità. Uno, orientare in modo più efficace le proprie azioni, evidentemente rendendole più coerenti con le esigenze degli individui, delle persone, delle comunità. E due, dotarsi di uno strumento in più orientato ad alimentare con le donne e gli uomini, con i bambini, adolescenti, come vedremo, coinvolti nelle esperienze promosse dal CISP, alimentare e consolidare spazi di riflessione critica a partire dall'utilizzo di questi strumenti sulla propria condizione. Presento tre esperienze, i dati relativi a tre esperienze realizzate tra il 2019 e il 2021, e li presenterò, diciamo, dando enfasi soprattutto al tema della differenza di genere. La prima esperienza è stata realizzata nel 2019 nel Dipartimento del Putumayo, zona preamazzonica del sud della Colombia, confini col Perù. Zona fortemente interessata dal conflitto armato e realizzata nelle scuole secondarie del dipartimento e coinvolgendo più di un migliaio di adolescenti. Le altre due iniziative sono state realizzate in collaborazione con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, che è l'istituzione colombiana, l'istituzione pubblica colombiana deputata all'implementazione di servizi di attenzione e accompagnamento alle vittime del conflitto nel 2020 e nel 2021. Circa 2.500 persone nel 2020 coinvolte e più di 2.000 nel 2021. Qui parliamo di adulti. Vediamo la prima esperienza con adolescenti del Putumayo. Una situazione piuttosto complicata, come potete vedere sinteticamente da questa slide, molti dei ragazzi coinvolti avevano vissuto l'esperienza del fallimento scolastico attraverso l'abbandono o la bocciatura,
livello educativo dei contesti familiari molto basso, più di un quarto dei ragazzi viveva in nuclei monoparentali e molti con la madre come capofamiglia. Per quanto riguarda il quadro complessivo delle competenze socio-emotive, quello che abbiamo rilevato è che circa la metà dei ragazzi intervistati in termini di autostima esprimevano una condizione o critica o fortemente vulnerabile. Rispetto alla gestione delle emozioni, sia positive che negative, la condizione anche era molto critica, in modo particolare per quanto riguarda la gestione delle emozioni negative, paura, tristezza, vergogna, eccetera, con più del 60% di questi ragazzi con valori molto bassi rispetto alla capacità di gestione di queste emozioni. E analizzando l'empatia, si è rilevato come più del 60% dei ragazzi, l'empatia è un costrutto multidimensionale, molto complesso, un componente dell'empatia è quella dell'angoscia vissuta nel momento in cui vivo l'esperienza empatica con qualcuno. Più del 60% dei ragazzi viveva con una modalità fortemente angosciante l'esperienza empatica con gli altri, quindi una situazione critica da un punto di vista della condizione socio-emotiva di questi ragazzi. Vediamo dal punto di vista della differenza di genere che cosa emergeva. Un primo dato che colpisce è come le ragazze abbiano, questa slide compara i differenziali dei valori medi delle ragazze rispetto ai ragazzi, e quindi come vedete le colonnine rosse nella gestione delle emozioni positive, nella gestione delle emozioni negative complessivamente e emozione per emozione, e per quanto riguarda l'autostima, le ragazze hanno valori inferiori rispetto ai ragazzi, mentre risultano con valori fortemente superiori con riferimento allo spazio generale dell'empatia. Sostanzialmente le ragazze risultano fortemente più empatiche rispetto ai ragazzi, mentre hanno livelli di autostima minore e minore capacità di gestione delle emozioni negative soprattutto. Dato che si riscontra in modo abbastanza costante in letteratura come tipo di esito. In questo caso avevamo a disposizione, appunto, come dicevo prima, anche l'informazione rispetto ai nuclei familiari e alla composizione dei nuclei familiari. Abbiamo provato ad osservare come variava questo differenziale tra i valori medi tra ragazzine e ragazzini, tenendo presente se vivevano solo con la madre o solo con il padre. La colonnina blu è sostanzialmente quella che avete visto prima, si riferisce al valore generale, riproduce queste colonnine rosse della slide precedente. La colonnina arancione osserva lo stesso differenziale. È un problema di tempi che non riusciamo a rispettare. Io ho già mandato un messaggio 10 minuti fa, perché dobbiamo avere lo spazio per la discussione, anche la segreteria mi avvisa. E cosa devo fare? E puoi passare all'ultima parte spiegando del processo valutativo, che è molto importante da considerare, e pazienza, il resto se lo leggeranno, perché dobbiamo pure discutere in gruppo. Sì, è un po' difficile. Vabbè. Sostanzialmente, lo dico molto in sintesi, le slide che poi invierò evidenziano delle differenze di genere significative a vari livelli in tutte le applicazioni che abbiamo realizzato. Allora, il discorso è, a questo punto, dal nostro punto di vista, che cosa fare di queste evidenze, che valore dare a queste evidenze. Lo dico molto chiaramente, nessuno, se questi numeri sono destinati a morire tra le righe dell'ennesimo articolo pubblicato nell'ennesima rivista specializzato. Dal nostro punto di vista hanno un valore enorme se inseriti all'interno di processi che sviluppano
la partecipazione e la riflessione critica dei gruppi e degli individui. In questo senso l'applicazione di questi strumenti accade a valle di un processo di coinvolgimento e di riflessione e di tematizzazione con i gruppi che porta alla decisione di utilizzare questi strumenti come elementi di alimentazione della riflessione critica e dentro un quadro che collega azione, riflessione critica, generazione di nuove conoscenze e coscientizzazione rivolta a stimolare azione. Un esempio molto concreto è quello della creazione dell'Organizzazione dei Giovani del Basso Putumayo, che accade a valle del processo di lavoro con i ragazzi e nell'utilizzo di questi strumenti di valutazione. Qui vedete alcune foto, un intervento di rivendicazione di diritti dinanzi ad un gruppo di docenti, l'assemblea dei giovani, la partecipazione alla trasmissione radio comunitaria per parlare dei loro problemi, la partecipazione al tavolo comunale sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Queste le, diciamo, alcune espressioni di questa organizzazione dei giovani che si è costituita a valle di questa esperienza. È interessante, chiudo con queste due slide perché in modo che si possa capire che cosa accade nel post progetto. In questa slide vedete i differenziali dei valori delle scale alla fine del progetto per livelli di partecipazione. La prima colonna, il primo gruppo, sono i ragazzi che non hanno partecipato alle attività del progetto, sono stati solo applicati gli strumenti senza fare nessun lavoro con loro. Nel secondo gruppo ci sono i ragazzi che hanno partecipato alle attività del progetto ma non si sono inseriti nell'organizzazione dei giovani. Nel terzo gruppo sono i giovani che partecipano all'associazione di ragazzi costituita. Come vedete è clamoroso come aumentando il livello partecipativo, il processo partecipativo, migliori fortemente il sistema di socio-emotivo, di costrutti socio-emotivi di questi ragazzi. Se poi lo osserviamo centrandolo sulle emozioni negative è ancora più eclatante. Il terzo blocco racchiude i valori dei ragazzi che hanno partecipato nel processo associativo. È evidente come migliori, no? L'effetto del processo partecipativo sia notevole. Ultima slide, dal punto di vista della differenza di genere, osservando solo i ragazzi che fanno parte dell'organizzazione dei giovani e mettendo al centro il differenziale tra valori medi delle ragazze e valori medi dei ragazzi, vediamo come nel gruppo di ragazzi che partecipano all'organizzazione dei giovani il differenziale tra ragazze e ragazzi migliori fortemente a vantaggio delle ragazze. Qui ho evidenziato il dato dell'autostima, vedete la colonnina marrone tra chi non ha partecipato alle attività, tra chi ha partecipato alle attività ma non all'organizzazione e tra chi ha partecipato all'organizzazione, ovvero l'impatto maggiore c'è stato sulle ragazze piuttosto che sui ragazzi, cioè la dimensione partecipativa aiuta a ridurre il differenziale tra ragazze e ragazzi da un punto di vista del contesto dei costrutti socio-emotivi. E chiudo qua. Grazie. Ma, forse potrei fare un breve commento sulle due relazioni, Marina. Sì. Breve commento e brevi domande anche da parte degli altri, perché sì, solo la discussione. Una domanda. E allora, lo primo lo dico in inglese, così la nostra ospite. Perfetto, grazie. Problemi. I really appreciated your work and especially your assessment around gender binaries and the whole LGBT issue. Here in my country, actually, this is not so popular yet. It came quite late, and crossing with gender, the issue of transsexuality, etc., is still kind of unknown to many of my colleagues who make mistakes and confusion between sexual orientation, gender preferences, etc. So as if, and probably this is so, as if they couldn't
see a difference between sex, gender, and sexuality. So here, you know, on this side, we're really behind. So my question would be, if you can say something more in your research about the assessment of this category, this variable. L'altra invece questione rispetto al collega che ha parlato delle attività del CISP, una cosa che trovo che sia veramente molto bello, molto importante, una cosa che non ho capito quando parlava delle differenze tra bambini che abitano solo con la madre, mi pare nelle famiglie monogenitoriali, no? Le famiglie che abitano solo con la madre, famiglie o bambini che abitano solo con la madre, bambini che abitano solo con il padre, che ci sono delle differenze di genere che sono considerevoli, notevoli, però non sono riuscita a capire quali sono. Se in sintesi magari ci può dire qualcosa su questo risultato, grazie. È stata breve. Penso che devo rispondere Shravanti prima e poi Paola Citi. Hello, sorry. So I think the question for me was the one on the binary, the gender binary issue. Am I correct? I just want. Yeah, it's about the gender binary issue. Okay. How you locate that, and you know what type of research and evaluation? Okay. Thank you. Okay. You know, I would say that. I think this is an area that's becoming more and more prominent, that about it's not treated in a binary way. And I would say within the UN system and even within UN Women, this was really treated in a binary way for quite some time. It's only now that they're starting to open up and discuss this in a more open way. I think there is, you know, one thing that I would say that comes with that sort of moving away from that binary approach is that there is there's another discourse where that kind of takes away from the emphasis on women and women who are, you know, who identify, their gender is identified that way, and also their sex is identified that way. I guess here we say cisgender women, but also that the marginalization and discrimination and the differential sort of outcomes for them is that they're such a large part of the population, and then to open up that binary creates a sort of feeling of there's some resistance coming from also people who are feminist. Because it challenges, and now it's saying you have to look at all these different genders, right? So it sort of muddles that linearity, right, that we've had, that and made it a lot more complex. And I think a lot of organizations are still grappling with how to do that, while also staying true to being intersectional and being inclusive. And not discriminating or marginalizing anybody else and really understanding it. I think there's a long way to go with that. And I think like an approach like IIC for GEMS has started to sort of open and discuss those issues. We see it more and more that sort of transgender issues and transgender rights are coming into the discourse. Also LGBTQI, all of the evaluations that I've done in the past like 4 or 5 years, especially using the IIC for GEMS approach, it's been identified as a marginalized voice within, you know, so many different contexts. That is coming much more prominently and to address those discriminations. I would also say even within the UN more broadly, there was a sort of a common statement talking about this non-binary issue, talking about different sexual orientations and genders, and really sort of unpacking that. There have been some capacity development sort of initiatives within the UN as well on some of those issues for staff, right? Because not everybody
has this background. And also I'd like to point out in my PowerPoint, there was a slide, I didn't go into sort of this in great detail because of time, but I think it's a great resource to use when you're doing a training or workshop or to explain to anybody, but also for people to look at themselves. It's called the gingerbread person, right? And it really breaks down what's the difference between sex, biological sex, sexual orientation, you know, all those different categories, and does a really good job of it, right? And it's that visual with the gingerbread person, right? And that, I think that website and that resource, I can share it in the chat. I think that's a really good place to start for many people. But I think it's still a, you know, this is an area, it's a work in progress, right? And when we bring complexity, it creates a lot of, when we acknowledge that complexity, right, that it's not just men and women, that creates a lot of questions about how do we then move forward, right? And so I think we're still in that process of grappling with it. I went to an American Evaluation Association. I attended a workshop or a session given by somebody who was part of the queer or LGBTQI community. And she discussed she had a very good presentation. If I can find it and share it, I will, about how somebody from an LGBTQI perspective or from that community, how they would perceive certain survey questions, right? How the pronouns that were used, what could be offensive or create, you know, sort of feeling of marginalization, and also not, you know, them not wanting to even complete the survey. And so many things came up that, like, you know, I think I'm open to those issues and I'm looking for them, but I don't come from that perspective necessarily. So it was really eye-opening. And I think just like having more of those kind of discussions and sessions, even within evaluation associations, it's going to help us all to sort of bring this forward. And I see now most surveys, they don't ask, you know, usually they ask the bio data kind of information, and it'll say, are you a man or woman? You know, where do you live? Now you see, it's always says non-bi, you know, now you see much more often it comes not transgender, non-binary, don't want to say, don't categorize myself as any gender. So you're seeing that. And I think that's the, you know, that's the result of this non-binary approach that really has been taking hold. And I would say I in some ways, I think more than in the international development community, it's really come from the grassroots. It's really come from outside, from younger generations, really like sort of rejecting that. And we're picking it up and trying to see how to integrate it into the systems that we already have established. Grazie. Chiediamo una sintesi però anche delle risposte, perché stanno finendo i tempi, abbiamo solo un quarto d'ora. Grazie, Cervanti. Se Paolo Raciti riesce a rispondere rapidamente. Sì, però devo mostrare la slide per spiegare la... stavo dicendo prima, però non c'è stato tempo. Sono tre gruppi. Il primo gruppo, quello blu, è il campione generale. Il secondo gruppo, quello arancione, sono i ragazzi che vivono solo con la madre. E il terzo gruppo, quello grigio, sono i ragazzi e ragazze che vivono solo con il padre. Che cosa osserviamo? Che la condizione di chi vive solo con la madre rispetto all'andamento generale si rafforza, per cui rispetto a tutto questo primo blocco, come vedete, chi vive solo con la madre aumenta la sua criticità, mentre chi vive solo con il padre la migliora. Lo stesso lo possiamo osservare con l'autostima. Chi vive solo con la madre peggiora la propria autostima, chi vive solo con il padre la migliora. I puntini sono la significatività statistica. Questo che cosa ci... ovviamente non è nessuna dimostrazione casuale definitiva, però
lascia individuare come gli stereotipi di genere e il sistema di ideologie implicite interne ai sistemi educativi e ai sistemi familiari trascina la condizione dei ragazzi, per cui la condizione della madre in quanto donna e quindi anche lei riproduttiva, non abbiamo potuto vederle le altre slide, di questa caratteristica trasversale, per cui l'essere donna vuol dire non essere meno in grado di gestire emozioni negative, essere donna vuol dire essere empatica rispetto ai ragazzi, essere donna vuol dire avere meno autostima rispetto ad essere uomo, il che non vuol dire evidentemente che c'è un genoma che genera tutto ciò, ma vuol dire che esistono stereotipi culturali, modelli educativi e sistemi di ideologie implicite che consolidano questi stereotipi. Vivere solo con la madre e vivere solo con il padre, sembrano dire questi dati, incide perché consolida nei ragazzi che vivono questa esperienza monogenitoriale questi stereotipi di genere. Grazie, thanks to everybody. Sono altre domande? Nicoletta? Sembra. Mi scuserete, ma io cerco di vedere la cosa anche dall'altra parte. Se è vero questo, quando esistono dei casi possibili in cui invece ci siano delle madri in grado di superare queste difficoltà? Ossia, la mia preoccupazione in questi ragionamenti della intersezionalità, eccetera, che troppo spesso si guardi a un cumulo di cose negative che crea una situazione proprio assolutamente disastrosa. Allora io credo che come valutatori noi siamo anche interessati a vedere quando questa situazione disastrosa non si crea, perché parliamo sempre di empowerment, ma qui invece mi sembra che parliamo di situazioni che sono sempre un cumulo di negatività. Ora io vorrei capire come da questa idea del vedere l'intersecazione tra le diverse dimensioni ci siano però anche delle possibilità in cui questo intreccio crei qualche cosa di positivo, perché non sempre queste madri saranno così disgraziate, potrebbero esserci delle situazioni nelle quali invece sono emersi dei casi positivi. Quindi il mio invito sarebbe a usare certo questo ragionamento sulla molteplicità, perché è un problema di connessioni, di complessità a cui siamo ormai abituati da parecchio tempo a pensare e in questo momento lo pensiamo molto. Però la complessità non è solo un insieme di cose negative, la complessità è il fatto che si possano trovare delle cose positive attraverso una diversa combinazione di come si sono combinate sempre. Quindi la mia richiesta è possibile uscire da questa immagine della disgrazia, del cumulo delle disgrazie, e invece cercare di capire come queste diverse connessioni possono anche portare degli esempi di uscita da questa situazione così grave, o comunque voi le avete trovate nelle vostre esperienze? Sì, se mi posso permettere, nella relazione di Raciti proprio c'è una parte in cui si costruisce attraverso un processo di valutazione partecipativo, si dimostra che c'è una valorizzazione delle capacità in direzione di un empowerment, per cui c'erano le ultime immagini che ci ha fatto vedere dei ragazzi che avendo partecipato difendevano i loro diritti, quindi c'era questa parte, però purtroppo lui non l'ha valorizzata. Mi sembra, scusa Raciti, se mi sono permessa di aggiungere qualcosa. Sì, no, questo è un po' l'approccio che abbiamo noi. Il fatto di avere a che fare con situazioni fortemente critiche è il dato di realtà. Se lei viene nel Putumayo, il dato di realtà è questa, è la devastazione di esperienze umane. È un sistema dove il 90% dell'economia locale è basata sul traffico di coca, dove i ragazzini ti raccontano gli assassini visti per strada come se niente fosse, dove tutti hanno un parente, un familiare massacrato, dove le storie di massacro
Massafra vuol dire gente buttata via, viva dal ponte, periodi in cui i contadini non mangiavano più i pesci perché i pesci si erano nutriti dei corpi nei fiumi. Quindi decolonizzare la mente vuol dire questo, vuol dire anche accettare che i contesti di sfruttamento, marginalizzazione, sono talmente forti che hanno intriso le storie, le capacità di osservazione del futuro. Parlando con un docente di una scuola secondaria in una zona interna, che per raggiungerla ci volevano 3 ore di macchine, di SUV in mezzo a terra sterrata, questo insegnante mi diceva: guarda Paolo, cioè, il discorso della coca è così. Io ti posso dire che la mia famiglia anche sopravvive coltivando la coca. Che cosa dovrebbe fare? Coltivare prodotti agricoli? E poi questi prodotti agricoli come li vendo? Non avendo un camion, non essendoci strade e il noleggio di questi mezzi essendo molto caro per vivere. Quindi voglio dire, il dato della negatività è un dato di contesto, non si può far finta che non ci sia. Quello che è possibile fare, l'approccio che tentiamo di avere noi, è, e qui utilizzo un concetto freiriano molto forte, è avviare processi di coscientizzazione. Per cui non si può negare che sono vittima di un processo di marginalizzazione. Non posso negare che questo processo ha generato delle strutture anche interne. Giroux parla in modo molto intenso da questo punto di vista della dimensione politica della marginalizzazione psicologica. Okay? Far sì che attraverso un processo valutativo di questo tipo si possano aprire spazi di riflessione critica, di analisi del contesto e di mobilizzazione delle persone, accompagnando da un lato ad abitare spazi pubblici e dall'altro sollecitando le istituzioni pubbliche a renderli disponibili questi spazi pubblici. Parlando di Colombia, parliamo di un contesto dove, per esempio, molto concretamente, una delle mode che c'è in Colombia è che si deve fare la formazione alla leadership. Bisogna sollecitare i leader comunitari. Peccato che in Colombia i leader comunitari li ammazzano. E quindi spesso le istituzioni pubbliche dicono: ma la gente non partecipa, è difficile sollecitare i leader. Certo che non partecipa, se partecipo mi ammazzi. Quindi il dato negativo è un dato, cioè, quindi decolonizziamo la nostra mente e accettiamolo. Poi si tratta di lavorare affinché sia possibile con le persone, con i gruppi, valorizzare, rivalorizzare, risignificare, torno ad utilizzare un concetto freiriano, risignificare il mondo, il contesto che io vivo. E in questo le competenze socio-emotive sono fondamentali, perché senza competenze socio-emotive non c'è agency. Non è possibile. Lei segnala, professoressa Stame, va in questa direzione. Non mi interessa diagnosticare il fatto che hai bassa autostima, né mi interessa aggiustare qualcosa che non funziona. Per cui, siccome, no, come con alcuni professori del sistema scolastico abbiamo discusso, non si tratta di dire capire chi sta male e quindi lo aggiustiamo. Si tratta di aprire spazi riflessivi, si tratta di destrutturare le ideologie implicite che hanno portato a tutto questo e le prassi marginalizzanti che hanno portato a tutto questo, riconoscendo un processo di protagonismo delle persone. Quindi io qui credo che ci sia il punto di contatto tra la sua preoccupazione legittima e però anche i contesti nei quali poi si opera.